Ci troviamo nella Basilica di Santa Maria Assunta in Carignano. Forse quella che potremmo definire l'unica chiesa veramente del Rinascimento realizzata a Genova da Galeazzo Alessi nel Cinquecento. Eppure la fase decorativa più interessante, più importante, più significativa per questa chiesa è una fase, un momento del Seicento, il momento della scultura barocca. Ci troviamo infatti anche ai piedi di una monumentale opera realizzata da Filippo Parodi. Chi è Filippo? Filippo è un genovese che inizia la sua carriera come scultore in legno, quello che veniva chiamato un bancalaro, e poi nell'esperienza romana di confronto con la grande scultura di Bernini trasforma il suo linguaggio. Quando torna a Genova e si confronta con quello che qui nel frattempo è stato eseguito, le sculture di Puget che si trovano proprio in questa chiesa, ecco che il suo è un passo già sicuro, un passo da maestro nel realizzare questa monumentale opera che raffigura San Giovanni Battista. Ma dov'è che troviamo questo linguaggio romano così straordinario? Nei dettagli, nella capacità di metamorfizzare il marmo in tutti i materiali. Il vello ruvido della pecora, ma anche la pelle di cui è vestito San Giovanni Battista che abitava appunto nel deserto dove predicava, e la canna di cui è fatta questa croce, eseguita, pensate, in un unico pezzo di marmo, uno straordinario pezzo di bravura. E allora, in questa opera barocca così significativa, questa première nell'ordine gigante di Parodi, troviamo i veri segni del grande linguaggio del Seicento genovese che possiamo ammirare qui a confronto con anche le grandi opere di Pierre Puget.